Stando a quello che si legge in giro, parrebbe che per la difesa personale sia necessario conoscere la tecnica migliore, il sistema migliore. Poco si parla di quello che è l'addestramento mentale invece per la difesa personale. Nel Krav Maga questo aspetto riveste una grande importanza, anche se spesso gli allievi non se ne accorgono e sentono semplicemente i benefici di questo tipo di pratica. Per darti un'idea di quanto l'aspetto mentale sia veramente importante, uso una metafora che utilizza spesso Eyal Yanilov, che secondo me è estremamente efficace. Puoi considerare l'addestramento mentale come il pilota di una macchina. Spesso quello che si fa è parlare di macchine, quindi della potenza, del motore, delle prestazioni di questa determinata macchina, di quanto è stabile nelle curve, ma non si parla del pilota. Che cos'è più importante? Ovviamente il pilota è un elemento essenziale se quello che vogliamo è avere una guida sicura o anche una guida veloce quando è necessario. Questo perché se il pilota è un completo decerebrato, quello che succede quando gli si dà una macchina anche molto potente è che si schianta e che fa danni a se stesso e agli altri. Per cui primariamente è meglio avere un buon pilota su una macchina mediocre, quindi un buon addestramento mentale montato anche su un corpo non particolarmente allenato, piuttosto che avere il contrario, un corpo iperallenato che monta una mente assolutamente incapace di gestire lo stress, di gestire una condizione di aggressione e che quindi quando si trova nella situazione di dover agire correttamente in verità fa soltanto danni. Magari è interessante sapere di che cosa si tratta, perché quando si parla di addestramento mentale spesso vengono fuori quelle immagini da film americano con il sergente istruttore che urla alle reclute e li fa fare esercizi impossibili. L'addestramento mentale è esattamente come l'addestramento fisico, segue delle regole e quindi esattamente come l'addestramento fisico deve essere composto da dei protocolli che abbiano una logica, una razionalità e che soprattutto siano somministrati in progressione, altrimenti esattamente come l'addestramento fisico, quello che ottiene è soltanto l'infortunio. E proprio come l'infortunio fisico, l'infortunio mentale ha le stesse caratteristiche, per cui se parliamo per esempio, dovendo fare una metafora, di uno strappo muscolare o di una lesione tendinea, quello che succede dopo il recupero è che comunque quella parte sarà deficitaria rispetto a una parte sana che non si è mai infortunata. Più grave è stato l'infortunio, peggio sarà il recupero e più la stessa parte sarà più rigida, meno elastica, meno performante. Lo stesso avviene a livello mentale. Se noi creiamo una situazione per cui la persona la portiamo in un punto di rottura, quella persona dovrà trovarsi poi a recuperare prima quel punto di rottura per poi dover compensare in qualche modo il fatto che quella determinata area per questa persona rimarrà sicuramente più difficile da affrontare. Un'altra buona metafora per capirlo è la metafora di una sfera elastica. È come se durante l'addestramento mentale noi spingessimo su una sfera elastica all'interno della quale siamo. Questa sfera è elastica, ma allo stesso tempo è molto fragile, per cui le nostre spinte per allargarla devono essere controllate. Ci devono essere ovviamente e devono essere di una certa intensità, perché essendo elastica altrimenti ritorna allo stato precedente. Se invece noi facciamo un lavoro in progressione, abbiamo delle spinte corrette, riusciamo ad allargare la nostra sfera, le nostre capacità mentali senza rompere appunto la sfera, senza rompere le sfere.